Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a Milano, Ivano Calzighetti ha perso la vita in un tragico incidente mentre pedalava sulla sua bicicletta. Colpito da un'automobile, nonostante i soccorsi, le ferite gravi hanno causato la sua morte. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente in Viale Umbria, all'angolo con Via Pistrucci, per eseguire gli opportuni rilievi. La conducente dell'auto coinvolta, una ragazza di 25 anni, insieme a un 22enne, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di Milano. La giovane ha prontamente fermato l'auto, prestando soccorso e chiamando il 118. Le indagini preliminari suggeriscono la possibilità che il ciclista o la conducente dell'auto possa aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. La polizia locale sta indagando per comprendere la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. Ivano Calzighetti, 37 anni, appassionato tifoso del Milan, gestiva il bar Blue Velvet a Buccinasco con la madre, dimostrando amore per il lavoro attraverso foto su Facebook, servendo dolci con nomi caratteristici della città. Oltre a numerosi amici e parenti, lascia un figlio di soli 3 anni.